Ieri purtroppo, dopo 10 minuti di pioggia, è scesa come abitualmente una frana. Malaurosamente c'era la festa e con tutta la gente dentro, bene o male, siamo riusciti a deviarli su alla chiesa e alla scuola. Ecco, quante persone stiamo parlando? Come 350, avete 350 persone, con l'aiuto dei vigili, guidando le persone, li abbiamo accompagnati alla chiesa e un po' alle scuole, poi li abbiamo dato da mangiare, messi a dormire, andando a prendere coperte, un po' tutto. Abbiamo finito di cenare, siamo saliti in camper, tempo di montare in camper, 5 minuti dopo abbiamo sentito la gente gridare, abbiamo guardato cos'è che era. E abbiamo visto la Fiumana venire giù. Ho chiesto cosa succede, sta venendo una frana giù, ma la frana da dove arriva per capire la via di fuga? Una signora allarma tutti, tutti alla chiesa perché qui è pericoloso stare fermi. Quando sono arrivato a quell'altezza lì, qui si era fermata la lavina. Arriva una seconda ondata e prende le macchine. Un signore, il proprietario della macchina, correva lì, piangeva. La macchina, vabbè, la macchina, non, mica si può salvare. Salviamoci noi che la macchina. Noi abbiamo passato la notte, io e mio figlio l'abbiamo passata girando tutta la notte e da ieri mattina che ancora dobbiamo andare a dormire. E loro tre l'hanno passata nella scuola e dormendo nella scuola insieme a tutti gli altri.